Buongiorno a tutti, oggi parliamo di riqualificazione del contratto di lavoro ed in particolare quando un contratto di lavoro autonomo mascheri in realtà un contratto di lavoro subordinato. E questo con tutto ciò che ne consegue, ossia il diritto ai contributi, alle ferie pagate, alla malattia, alla maternità, ai congedi. Partiamo per parlarne da due casi di giurisprudenza, due casi tratti dalla vita reale. Tribunale di Taranto, il primo. La collaborazione prestata per diversi anni a favore di un influente uomo politico per la trattazione di istanze dei cittadini senza erogazione di un corrispettivo, ma solo con la promessa di sistemazione del figlio del collaboratore, ebbene, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato. Mettiamolo un attimo da parte e analizziamo, leggiamo il secondo caso. Il secondo caso è quello di tratto al Tribunale di Milano, è un fattorino di Glovo che lavorava però tutti i giorni, circa 8 ore al giorno, per questa grande ditta di consegne di cibo a domicilio. Ricordo che i fattorini hanno un contratto non di lavoro dipendente ma di collaborazione. Il giudice tuttavia dice: i collaboratori che partecipano all'attività di un'azienda con continuità e sono organizzati dal committente con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, i fattorini leggono dove andare e quando andare dall'app, ebbene questi hanno diritto a beneficiare delle stesse condizioni dei lavoratori subordinati. Perché siamo partiti da due casi di giurisprudenza? È molto semplice, perché la normativa ed il legislatore non sono stati chiari, non hanno specificato quando ci si trovi di fronte e ad un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, e dunque i giudici e la giurisprudenza hanno dovuto elaborare caso per caso dei parametri per stabilirlo, i cosiddetti indici, in presenza dei quali si può dire che ci si trova di fronte a un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Vi sono due grandi gruppi di indici. Il primo gruppo, che possiamo riassumere sotto il nome di eterodirezione, è quello per cui, se si è in presenza di esso, il giudice può tranquillamente dire di trovarsi di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato. Ne fanno parte, sono tutti collegati, il potere direttivo, quindi il primo indice è il potere direttivo, il potere di controllo ed il potere disciplinare. Il potere direttivo è il datore di lavoro che dice come fare un certo lavoro. Il potere di controllo è il datore di lavoro che controlla che quel lavoro sia stato fatto secondo le regole date dal datore di lavoro, appunto. Il potere disciplinare, infine, sono le sanzioni che vengono inflitte dal datore di lavoro al lavoratore quando vi siano stati degli inadempimenti nella prestazione lavorativa. Ecco, in presenza di questi tre indici, che rientrano sotto il nome di eterodirezione, il giudice può dire di trovarsi di fronte ad un caso di rapporto di lavoro subordinato. Vi è poi un secondo gruppo di indici, i quali sono secondi per un motivo, permettono di stabilire di essere di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato solo se valutati tutti insieme e unitariamente. Dunque non se ne può prendere uno o un altro, ma bisogna valutare il caso in modo organico, unitario. E questi sono il vincolo di orario, il fatto che ci si debba presentare tutti i giorni a una certa ora, la forma della retribuzione, se sia mensile o a cottimo o a numero di prestazioni, l'oggetto della prestazione, se sia meccanica e ripetitiva oppure ad alto contenuto intellettuale, la collaborazione sistematica e non occasionale, torniamo al fattorino che lavorava tutti i giorni, l'assenza in capo al lavoratore di un rischio. Questo è interessante perché il diritto del dipendente di essere retribuito non in base al risultato, ma in forza della propria prestazione. Io ho lavorato, tu mi dai X, non io ho lavorato, tu mi dai X perché hai venduto. Ed infine l'ultimo elemento è quello del nomen iuris. Le due parti, datore di lavoro e e lavoratore, indipendentemente da quello che scrivono nel contratto, possono scrivere contratto di lavoro autonomo oppure no, ad esempio contratto di collaborazione, ma indipendentemente da questo il giudice può dire di trovarsi in presenza di
un rapporto di lavoro subordinato. Quindi io posso scrivere anche contratto di lavoro autonomo, ma poi il giudice può dire no, questo è un contratto di lavoro subordinato, dipendente. Tuttavia, per farvi capire quanto questi indici siano aleatori e il tutto vada calibrato nel caso e vada inserito nel caso concreto, vi cito un ultimo caso di Cassazione, dunque non il giudice di Becca Civetta. In questo caso è un giornalista con un contratto di lavoro autonomo che non doveva presentarsi sul luogo di lavoro tutti i giorni, non doveva restare comunque a disposizione tutti i giorni, non aveva un orario di lavoro, non veniva pagato in base mensilmente, ma veniva pagato sulle singole prestazioni, eppure la Cassazione ha ritenuto determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne le richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili. Ecco, quest'ultimo caso per dire che tutti i casi sono diversi e quindi vanno analizzati singolarmente. A questo punto un ultimo piccolo consiglio. Se un giorno vorrete far valere il vostro rapporto di lavoro subordinato, avrete bisogno di provare che la vostra retribuzione era mensile, provare che vi recavate al lavoro tutti i giorni, provare che eravate eterodiretti e provare che il vostro datore di lavoro aveva un potere disciplinare sui vostri confronti, e per questo sarà necessario documentare. E vi consigliamo quindi di conservare tutto, conservate mail, conservate messaggi al vostro datore di lavoro, comunicazioni, WhatsApp, conservate tutto. Fate un bel file, poi un giorno, quando deciderete di far causa, contattateci. Prossima pillola, la prossima volta.